La Virtus partirà domani per Crotone dopo un'ultima rifinitura in sede, partenza anticipata per preparare al meglio una gara molto delicata. I rossoneri questo pomeriggio svolgeranno un allenamento agli ordini di Andrea Tarozzi, poiché Roberto D'Aversi è ancora impegnato con il supercorso di Coverciano. Paghera continua a lavorare a parte, fermi Manuel Turchi, Simone Fioretti e Davide Agazzi, quest'ultimo è alle prese con un virus intestinale che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della B Italia, impegnata alla Spezia in una amichevole con l'Under 21 della Croazia. Ieri inoltre è iniziata la prevendita dei biglietti per Virtus Pescara del 25 aprile per i tifosi che hanno comprato il biglietto per la gara con il Latina e che fino a domenica avranno il diritto di prelazione. No, non è per niente facile, anche perché il Crotone, non vorrei errare, ma le ultime tre, forse addirittura quattro in casa le ha vinte tutte, quindi sicuramente è un campo ostico e loro hanno sicuramente bisogno di punti per salvarsi. Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte del resto. La stiamo preparando come tutte le altre, nei minimi dettagli, in base al modulo con cui gioca la squadra avversaria, e andremo lì, affronteremo la partita a viso aperto come abbiamo sempre fatto, cercando di non mancare il nostro spirito Virtus, che non deve mai mancare. Paolo Grossi, che salterà la gara del Lezio Scida per squalifica, sottolinea lo spirito dei rossoneri e punta decisamente a raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile. Importante, il mister vuole che l'atteggiamento è quello giusto. Infatti, ci lavoriamo tanto su questo, perché siamo una squadra che non possiamo giocare a prescindere da questo. E siamo veramente un gruppo unito, grazie ai vari Mammarella, Mimmo Di Cecco, Vastola, gente qui che è diversi anni. E quindi ripeto, sono stato subito accolto bene, mi sono trovato subito benissimo. Sto facendo una bellissima esperienza e è normale che concluderla prima possibile con la salvezza, e poi sognare qualcos'altro sarebbe perfetto.